17 aprile, domenica di Pasqua, a Bormio rivivrà la tradizione dei pasquali, carri allegorici portati a spalla per il paese, cancellata per 2 anni dalla pandemia. Un evento dal profondo significato identitario e religioso. Si ringrazia l'associazione Reparti, che raduna la gente di Buglio, Combo, Dossorovina, Dossiglio e Maggiore. Già solo la posizione dei carri pasquali al palazzo delle scuole elementari piuttosto che nella piazza Cavour non è semplice, in quanto c'è chi ha bisogno di corrente, chi di acqua, chi ha bisogno del piano, piuttosto che quindi anche la sistemazione in sé dei carri non è semplice, è molto importante la partenza, l'ordine di sfilata. Nel XVII secolo prime testimonianze di questa tradizione con radici contadine. Il giorno di Pasqua esisteva l'obbligo di cucinare un agnello e distribuirlo in piazza. Successivamente si aggiunsero la benedizione dell'animale vivo, adagiato su elaborate portantine di muschio, e la gara tra rioni per adornarlo. I materiali comunque sono sempre stati mantenuti, che i nostri materiali poveri sono il legno, l'ichene, muschi, le nostre eriche, il ferro battuto, il rame. La costruzione dei pasquali richiede l'impegno, abilità e professionalità artigianale. Una vera e propria competizione in cui il più rappresentativo vincerà. Ci è mancata tanto in questi anni e non è solo un momento di sociale per trovarsi tutti insieme per celebrare la Pasqua, ma è anche un momento importante a livello turistico. Turismo esperienziale se ne parla tanto in quest'ultimo periodo. Il turista è disposto anche a spendere qualcosa in più, a muoversi su destinazioni anche più lontane pur di vivere un'esperienza. In questo caso l'esperienza è quella di far vivere una cultura, una tradizione vera. Ognuno ha il suo ruolo. Le donne principalmente danno una mano anche, sì, anche alla costruzione del pasquale, in quanto magari si preparare il muschio, le eriche, quei lavori più semplici, manuali, e la sfilata. Infatti si vede davanti a ogni reparto c'è il gruppo della sfilata che viene organizzato dalle donne, c'è chi con cestini, coi fiori, col carrettino, le carrozzine. Il suo bello è proprio questo, di creare questa comunione, questa compagnia, questo modo di trovarsi che magari si sta un po' perdendo adesso. E anche per i ragazzi il bello è di ritrovarsi, poi fare magari la festa poi dopo, però proprio anche per confrontarsi, per crescere anche nei lavori che si fanno. Raduno fissato per le ore 9 in piazza Quinto Alpini, poi la sfilata fino a piazza Querce. Alle 11.30 la benedizione di agnellini e pasquali esposti fino alla sera del giorno successivo. Ore 17 premiazione. Questa volta nulla fermerà la festa dei pasquali. Speriamo sia bel tempo, perché noi, anche se nevica, i pasquali li facciamo comunque per dirvi che questa è proprio una cosa molto importante per noi. E vi aspettiamo.